momento è difficile perché è la terza partita che finisce per episodi. È la terza partita in cui le cifre sono quelle che vogliamo noi, cioè vincere la battaglia al rimbalzo, avere più possessi degli altri, e però è la terza partita che ci manca quel piglio nei due o tre palloni decisivi, che siano al supplementare o che siano nei tempi regolamentari, per chiuderle. E sinceramente altre volte avevo detto che era un peccato e questa volta dico che mi dispiace proprio, perché in campo mettiamo tutto quello che abbiamo, il massimo, sempre. Questa settimana abbiamo fatto una settimana molto dura perché sapevamo che incontravamo una squadra difficilissima da affrontare in questo momento, che aveva cambiato completamente la propria stagione e che avrebbe messo intensità e voglia per 40 minuti. Questa sera sono stati bravissimi a farlo per 45 per portare a casa questi due punti. È sicuramente una partita che temevo moltissimo, perché quando giochi contro una squadra che ha un così alto potenziale d'attacco, credo che l'abbia dimostrato, e trovarla in casa sapevamo che sarebbe stato molto difficile. Sapevamo che avremmo avuto bisogno di 40 minuti, ne abbiamo avuto bisogno di 45, però è stata anche la vittoria della volontà, perché nei momenti che contavano siamo stati bravi anche a dare la palla dentro ai nostri lunghi, cosa che avremmo dovuto fare più spesso, ed è quello che è stato un po' il limite del nostro attacco, che abbiamo tenuto la palla un po' troppo sul perimetro. Quando ci siamo ricordati, abbiamo fatto cose buone dando la palla dentro e dobbiamo farlo ancora di più. È ovvio che bisogna anche mettere dentro i tiri liberi ed essere un po' meno ingenui nei finali di partita, nonostante i time out. Però questo fa parte del processo di crescita di questo gruppo, un gruppo che è pronto per giocare di squadra. Ha dimostrato oggi che ovviamente un giocatore non ha giocato secondo le nostre aspettative, però è venuto fuori un altro giocatore che è Paolino al posto di Bonaccini. Tutti ci hanno dato un contributo. Per problemi di falli, gravi problemi di falli, visto che abbiamo esaurito il bonus in entrambi i quarti dopo 2 minuti e mezzo, abbiamo dovuto giocare con quintetti strani, però devo ringraziare Riccardo Castelli che ha giocato anche un altro ruolo, ha marcato un giocatore non proprio, diciamo così, nel suo repertorio come Davis. E poi abbiamo dovuto anche ricorrere a quintetti anche un po' piccoli. Questo però per pochi minuti, anche perché giustamente l'altra squadra schierava lunghi molto atipici che si aprivano nel tiro da 3 punti. Quindi la partita per noi è difficile da marcare, da difendere. Però alla fine, con un po' di lucidità e un po' di cattiveria, siamo riusciti a portarla a casa. Questo ovviamente per noi sono 2 punti d'oro, perché ci permettono ancora di sperare e di fare la nostra corsa per salvarci. Devo ringraziare una volta di più onestamente il mio staff, che questa volta ha preparato come sempre, ma ancora di più mi sto vicino, e ha preparato molto bene la partita, e devo dire i tifosi, che sono ancora incredibili perché sono tanti e sono veramente bravi. Grazie a tutti. No, purtroppo lui ha un risentimento che ha accusato già venerdì scorso, e sembrava quasi niente, poi dopo è venuto fuori. Peccato, perché era per noi l'uomo ideale per giocare da 4 in attacco e marcare anche Davis nella posizione di 3. Ci è venuto a mancare, per quello abbiamo dovuto ricorrere un po' così a quintetti un po' atipici. Però adesso speriamo che stia bene, speriamo di recuperare al meglio sia lui che Melvin, che anche Melvin alla fine onestamente era su una gamba sola. In quel caso lì, esatto, rischiavamo di fargli fare 4 punti, onestamente. Sto bravo lui, magari un'altra volta con un po' più di cattiveria, dobbiamo appena prendere la palla spingerlo subito, però non abbiamo ancora questa malizia. Lui, devo dire, ha fatto un gesto clamoroso. Oppure raddoppiare col difensore, però anche lì una coperta corta, perché poi dopo ci poteva essere un altro tiro a 3 punti, perché scopre un altro giocatore. Bravissimo lui. Se mettiamo i tiri liberi magari questo non succede. No, devo dirti la verità, che questo gruppo qua non è stanco mentalmente, neanche dopo 3 vittorie, neanche dopo 4. Noi vogliamo vincere le partite, quindi loro potevano anche fare 7 punti in fila, non sarebbe cambiato. Ma non lo dico adesso perché abbiamo vinto, perché questo gruppo veramente sa che ha dei limiti, sa che a volte può subire dei parziali negativi, però grazie a Dio sta dimostrando anche di saper reagire. Non siamo dei fenomeni, attenzione, siamo sempre quelli che devono fare ABC. Però da questo punto di vista qua abbiamo forza mentale, perché siamo consci dei limiti, che ne abbiamo tanti.